Una domanda classica, insomma, per chi non ha seguito a così, un paio di mesi abbondanti di distanza, se ripensi così a freddo all'emozione di Doha, cosa ci racconti? Buongiorno a tutti e scusate il ritardo, ma ero impegnata a fare 25 km di allenamento e quindi ho avuto un po' di problemi logistici per arrivare e beh, sì, sicuramente la recente medaglia che ho vinto a Doha mi fa ancora sentire i brividi della pelle d'oca perché è stata una medaglia sudata nel vero senso della parola che si è disputata a mezzanotte. Perché eravamo a Doha, nel Qatar, e c'erano più di 40 gradi percepiti con l'80% di umidità. Quindi quando ci ripenso, sono ancora molto felice, ho ancora molta energia per poi proseguire nella prossima stagione. Saprete che ci sono le Olimpiadi di Tokyo nel 2020. Allora, dici subito dove ti sei allenata questa mattina, hai scavato 25 km così. Mi sono andata al parco di Trenno, però stavo sbirciando e non c'era il passaporto, quindi bisogna aggiornarlo. Anche lì c'è un bel giro di 5 km. Sì, poi ho visto altri luoghi in cui solitamente mi alleno, come il parco Montestella. Non so se conoscete, sono lì, vabbè, perché mi alleno circa 4 ore al giorno, di tra mattina e pomeriggio. Poi a volte vado anche a zona Navigli, la zona nuova, City Life, Portale, quindi conosco un po', stavo sbirciando, conosco un po' delle zone. Sull'aspetto sicurezza, anche per rispondere all'osservazione del signore, tu. Sicuramente si può fare di più, si può migliorare. Beh, io a volte mi alleno anche in mezzo alla strada, per arrivare al parco di Trenno magari parto dal 25 aprile, quindi passo intorno all'ippodromo e sicuramente ci vorrebbero più piste ciclabili, ma non solo per le persone che corrono, ma anche per chi vorrebbe andare in bici e camminare per tutta la città. Oggi sei stata chiamata qui perché tra poco verrai investita con il ruolo di ambassador di questo bellissimo progetto. Ti senti pronta? Sì, ma sicuramente è un grande onore essere riconosciuta come ambassador. Io cammino velocemente tutti i giorni, quindi mi rispecchio un po' in questo progetto che mi piace molto. Posso Assolutamente. chiudere? Primo dire, no, io mi sentivo figo che ho fatto 3.000 passi, che ho fatto tantissimo, ho fatto un disastro stamattina. No, la cosa che ci tengo è questa, e allora rappresento un po' il tipico esempio di chi fa atletica, chi fa sport molte volte in Italia, grandi sacrifici, grandi successi, e l'esempio del merito perché Eleonora, lo dico sempre come esempio, oltre ad essere una grandissima campionessa e laureata da Bocconi, rappresenta in qualche modo quell'Italia dei giovani che ce la fa, che dimostra insomma che si può fare sport, si può studiare, non sempre aiutati nello studio come avviene negli Stati Uniti o in altri posti, quindi io ogni volta che sono con Eleonora sento il dovere morale, insomma, di ricordare tutto quello che rappresenta, che è molto più di una grande campionessa di atletica. Grazie. Va bene, allora siamo pronti per la consegna ufficiale da parte del professor Carruba che ti dà questo mandato e l'onore e grande responsabilità per portare Milano, città del Camminare della Salute, in giro per l'Italia e non solo per il mondo. Allora, con questo la nominiamo ambassador di Grazie Changing Diabetes, con l'invito di approfittare del fatto che molti giovani l'apprezzano, la ritengono un personaggio da imitare, di provare a lanciare dei messaggi che facciano bene anche per la salute, non solo per il diabete. Quindi con questo le consegniamo il modo, prego.